C'è un attore il cui percorso di vita e anche quello professionale sono controversi e chiacchierati, ma il cui fascino da bello e dannato, il cui talento è invece indiscutibile. Questo attore ha uno sguardo infatti talmente perforante che mi ha indotta in uno dei locali più lussuosi di Milano a guardarmi attorno quatta quatta, attenta che nessuno mi stesse vedendo, e a profanare letteralmente una di quelle riviste mensili iperpatinate, sempre lucenti e integre, che sembra che non l'abbia mai sfogliata nessuno, e a strapparne dunque una pagina, alla fine con l'eleganza proverbiale dell'elefante nella cristalleria, altro che in forma di rosa. Comunque, insomma, una pagina solo per poter portare sempre con me questa. Una foto. Il mio personale, e a questo punto aggiungerei anche sudatissimo, santino di Mickey Rourke. Perché non dici meno stronzate? Nato il 16 settembre 1952 nello stato di New York, ma cresciuto nei sobborghi di Miami, il giovane Mickey Rourke si appassiona ben presto al vizio del fumo e a uno sport violento come il pugilato. Ma la sua promettente carriera da boxer viene poco più tardi frenata da alcuni colpi ricevuti sin troppo ben assestati. Scopre dunque la sua, immagino in realtà insospettabile, affinità con la recitazione, esordendo sin da subito con dei registi grandiosi come Spielberg, Barry Levinson, Francis Ford Coppola e un paio di volte con Michael Cimino, una delle quali davvero memorabile, quella nel poliziesco L'anno del dragone. La sua fama aumenta, ma è solo nel 1986 che viene definitivamente consacrato come star internazionale, come sex symbol a fianco di Kim Basinger in 9 settimane e mezzo. Piace, ma non c'è sfumatura di grigio, giallo, verde o Christian Grey che tenga di fronte a tutto questo, e quante di noi avranno provato a simulare nella vita reale, con scarso successo, questa scena, ma possiamo stare tranquille perché in realtà dovremmo sapere che anche Kim e Mickey ebbero bisogno del supporto tecnico di un porno attore professionista per riuscire a girare le scene a più alto contenuto erotico. E poi peraltro Kim rivelò all'epoca che baciare Mickey non era poi il sogno che tutte quante ci aspetteremmo, perché descriveva la sua bocca come un posacenere umano. Ma a parte ciò, Mickey Rourke ammalia il pianeta e l'anno dopo realizza insieme a Robert De Niro Angel Heart, ascensore per l'inferno. If I could just hold your charms again in my arms, life. Che cos'è questa canzone? Un thriller molto inquietante, dalle sfumature sataniche, questo di Alan Parker, regista talmente preoccupato dal suo protagonista da definirlo pericoloso sul set, perché non sa mai quello che sta per fare. Quindi bravissimo come attore, ma imprevedibile dal punto di vista comportamentale, è proprio in quel periodo che si inizia a vociferare rispetto a una sua tendenza alla violenza, rispetto a una sua presunta dipendenza da certi stravizi, e negli stessi anni divorzia dalla prima moglie Debra per sposare poco dopo una collega, Carrie Otis, conosciuta sul set del torbido Orchidea Selvaggia. Come fai a sapere quello che mi piace? Istinto.
Se... Ora chiamiamolo pure istinto, chiamiamolo un po' come ci pare, però fatto sta che purtroppo da quel momento, andando avanti con la nostra storia, per Mickey inizia un vero e proprio declino, una serie di ruoli sbagliati, di film che non piacciono, un ritorno alla box che gli provoca degli infortuni e a cui conseguono degli incontri con il chirurgo plastico ancor più sfortunati, il ricovero dell'Otis per una overdose d'eroina che conferisce credibilità a quelle male lingue che da tempo dipingevano la coppia tra eccessi, perdizioni e abusi di droghe. Mickey, da star internazionale, diventa in quel periodo, e lo resterà per anni, un antieroe devastato, una stella ormai esplosa e la cui luce è stata inghiottita dal buio che la circonda. Ma Mickey, prima che un attore, è un lottatore e la forza del vero combattente è quella di sapersi rialzare quando cade. Come un'araba fenice, allora risorge dalle sue ceneri e, seppure con delle sembianze molto diverse rispetto a quelle con cui il grande pubblico lo ricordava, nel 2005 torna ad incantarlo, interpretando l'energumeno Marv in Sin City. Non esistono scelte possibili e io accetto la guerra. La prigione è il tuo inferno, Marv, e stavolta sarà per sempre. L'inferno è svegliarsi ogni dannata mattina e non sapere perché esisti. 3 anni dopo è Darren Aronofsky a concedergli la definitiva rivincita, proponendogli un ruolo in un film che vincerà a Venezia e che gli permetterà di portare a casa un Golden Globe. Un ruolo difficile, trasudante crudeltà e sensibilità insieme, un film meraviglioso che si intitola The Wrestler, in cui sale sul ring con la stessa colonna sonora, quella precisa Switch Eyed of Mine dei Guns N' Roses, che davvero lo aveva accompagnato durante i match svolti in passato nella vita reale. Li senti? È questo il mio mondo. Devo andare. No, no, Randy! Randy! Avrebbe saputo interpretare questo personaggio come lui, forse questo personaggio in qualche modo è lui. Lui che non ha mai vinto un Oscar, ma ha recitato per decine di registi strapremiati. Lui che oggi sembra quasi una maschera del se stesso passato, ma che è stato l'uomo che fisicamente tutti avrebbero voluto essere e probabilmente anche l'uomo che nessuno dovrebbe prendere a modello mai. Lui che compie 65 anni ed era, è e sempre sarà l'unico ed inimitabile Mickey Rourke.